firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione della nuova questura. L'attesa firma, che certifica l'inizio delle fasi iniziali del progetto, che prevede la costruzione entro 3 anni della nuova sede della Polizia di Stato in città, è stato sottoscritto dal prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, dal sindaco di Massa, Francesco Perziani, e dal sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni. Un lavoro importante di squadra, una sinergia, una collaborazione tra il Ministero dell'Interno, che mette 30 milioni di euro, cioè una cifra importante e significativa, e l'amministrazione locale, che ha individuato un'area adeguata, idonea, che cede a titolo gratuito al demanio, col diritto di superficie di 99 anni, per realizzare un presidio di sicurezza che possa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, alla comunità e a tutto il territorio. Con la firma del protocollo d'intesa, a cui erano presenti tra gli altri anche la sindaca di Carrara, Serena Righi, il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, e l'onorevole Andrea Barabotti, si apre ora la fase di progettazione e avvio dei lavori. E la realtà è che noi, dopo la convenzione con il comune, tra il Ministero dell'Interno e il Comune di Massa, tra 3 anni questo territorio avrà una nuova questura che sarà bellissima, tra l'altro per attesa la somma importante che è messa a disposizione, sarà una questura fatta anche con criteri moderni di efficientamento energetico, ad impatto zero anche sull'ambiente circostante. Un'infrastruttura che dai primi carteggi sarà moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Grande soddisfazione espressa anche dal sindaco Francesco Perziani, firmatario del protocollo. Finalmente, dopo tanti anni, vedremo sorgere a Massa la questura di Massa Carrara. Vorrei ricordare che è la questura di tutta la provincia, quindi un presidio di legalità e di sicurezza non soltanto per le forze dell'ordine ma anche per gli stessi cittadini. E siamo orgogliosi come Comune di Massa di essere riusciti, nonostante le difficoltà, i processi complessi, comunque a ottenere un finanziamento importante di oltre 30 milioni.